Cari amici, buonasera e buon inizio settimana. Sabino Cassese manda Conte e Casalino all'inferno. Orrori giuridici non previsti dalla Costituzione. Agli autori di questi orrori giuridici, dice Cassese, va riservato un apposito girone dell'inferno. Il costituzionalista Sabino Cassese, ironico ma non troppo, spara zero su Giuseppe Conte, Rocco Casalino e tutto il governo, compresa l'opposizione. Commentando il decreto Natale sul Messaggero, Cassese sottolinea come disposizioni tanto importanti quanto fornite all'ultimo minuto risultino un infernale insieme di provvedimenti, formalmente legislativi e formalmente amministrativi, ma tutti scritti dalle stesse mani a Palazzo Chigi, con un intreccio tra norme, fonte del diritto e provvedimenti amministrativi, atti di esecuzione delle norme, una commistione non prevista dalla Costituzione italiana, che ricordo è ancora in vigore. Peraltro, in nome dell'emergenza che tale non è, visto che durante la prima ondata si prevedeva la seconda e ora si teme la terza. Prevedibile dunque, in uno Stato ben ordinato, doveva essere affrontato con i rimedi ordinari che ci sono. Tutto questo, sottolinea Cassese, è dovuto alla incapacità di programmare e di organizzarsi. Politica volatile, governo fuscello. E dopo aver rispettato il più possibile la legge, si penserà alla soluzione. Mandare via quegli oscuri personaggi che scrivono norme più oscure di loro e sostituirli con qualcuno che conosca l'italiano e sappia esprimersi. Un appello agli italiani, cari amici, non dimentichiamo. Non dimentichiamo la politica, i nomi di tutti questi personaggi, i componenti del CTS. I componenti dell'opposizione che hanno svolto una fintissima opposizione. Mi raccomando, italiani, non facciamoci fregare nuovamente perché molti italiani hanno la memoria corta. Prendiamo la palla al balzo e appoggiamo assolutamente queste parole di Cassese. Non facciamoci fregare nuovamente. Quando questo governo cadrà, perché non ha più l'approvazione di nessuno, se non che so, un 2, un 3% di italiani che ancora diciamo sostiene questo governicchio. Quando cadrà, amici, non facciamoci fregare, anche se l'abbiamo detto più volte, si penserà già ad un governo tecnico, ecco, che è per compensare ovviamente la caduta del governo. Comunque, amici, non dimentichiamo tutti i nomi di tutti questi personaggi. Mi raccomando.